Nell'antica città di Asti, che preserva intatti i fasti del nobile e prestigioso passato, in cui ad ogni angolo di strada, alte torri, piazze, porticati e palazzi medievali sono memoria del grande potere che la città ha avuto nel corso dei secoli, prende vita ogni anno il Palio. Una lunga tradizione che vide la prima corsa realizzata nel 1275 rende oggi il Palio di Asti uno degli eventi più importanti della nazione. Il Palio non è una semplice competizione, è la festa che celebra la città e il suo glorioso passato. Rappresenta l'appartenenza ed il legame di ogni cittadino alla città e ai colori della propria contrada. Gli abitanti fremono. La passione accresce sempre più nell'attesa della corsa. I turisti sono immersi in un'atmosfera irreale. Siamo in Piazza San Secondo, uno dei 21 rioni. S'innalza. È giunto il momento di benedire il fantino e il cavallo in nome di San Secondo, protettore del rione, ma anche patrono della città. Bandiere volteggiano nel cielo. Acrobazie incredibili fondono il drappo ed il corpo del loro sbandieratore.
improvvisamente trasformate in armi da duello, si incrociano e scontrano in uno spettacolo che affascina grandi e piccini. Sono gli sbandieratori dell'asta, gruppo formato da circa 30 persone tra musici e sbandieratori, emblema della città nel mondo. La piazza, mirabile scenografia, è delimitata dalle pregiate architetture che su di essa si affacciano. Il Palazzo Municipale e la Collegiata di San Secondo. Il primo, dalla bianca facciata, ha al suo interno affreschi, in particolare quelli che riproducono la mappa d'asti in diversi periodi, che risalgono dal XIX-XX secolo. La collegiata del Santo Patrono sorge sul luogo dove, secondo la tradizione, fu martirizzato San Secondo. L'impostazione della facciata a capanna, divisa in scomparti verticali, presenta tre portali. Il corteo storico, che sfila lungo le vie della città, è certamente l'elemento che più affascina.